to conclude the evening, the promoter graciously agreed to read a poem. Gentilmente ci concede la lettura di una poema. Ma lo dico subito, io a me mi imbarazza molto leggere le poesie di Pierpaolo, ma per semplice fatto perché io, a me Pierpaolo me le leggeva lui a me, e so la lettura che faceva Pierpaolo quando leggeva le poesie, perciò leggerle io per me è l'imbarazzo, ma comunque ci provo. Io non amo leggere le poesie di Pierpaolo, onestamente. Non amo leggere, no, leggere al pubblico, no, perché non le leggo, leggere al pubblico, non mi piace. So I'm embarrassed to read Pier Paolo's poems in public aloud, because he used to read them to me, and I remember how he used to read them, how expressively he read them, and so I'm shy to do it, but I'll try anyway. E questa è una poesia che sta sulla religione del mio tempo. This poem is about the religion of my time. Ed è una poesia dedicata a un papa, papa del XII. It's dedicated to a pope, the 12th. Pius the 12th. Pius the 12th. Pochi giorni prima che tu morissi, la morte aveva messo gli occhi su un tuo coetaneo. A 20 anni fuori studente, lui manovale, un nobile ricco di un ragazzaccio plebeo. Ma gli stessi giorni hanno dorato su voi la vecchia Roma che stava tornando così nuova. Ho veduto le sue spoglie, povero zucchetto. Girava di notte ubriaco intorno ai mercati e un tram che veniva da San Paolo l'ha travolto e trascinato un pezzo di binari tra i platani. Per qualche ora restò lì, sotto le ruote. Un po' di gente si radunò intorno a guardarlo, in silenzio. Era tardi, c'erano pochi passanti. Uno degli uomini che esistono perché esisti tu, un vecchio poliziotto sbragato come un guappo, a chi si accostava troppo gridava: «Fuori dai coglioni!» Poi venne l'automobile di un ospedale a caricarlo. La gente se ne andò. Restò qualche brandello a qua e là, e la padrona di un bar notturno più avanti, che lo conosceva, disse a un nuovo venuto che il zucchetto era andato sotto un tram, era finito. Pochi giorni dopo finivi tu. Zucchetto era uno della tua grande greggia romana ed umana, un povero ubriacone senza famiglia e senza letto, che girava di notte vivendo chissà come. Tu non sapevi niente, come non sapevi niente di altri mille e mille cristi come lui. Forse io sono feroce a chiedermi per che ragione che Zucchetto era indegno del tuo amore. Ci sono posti infami dove madre e bambini vivono in una polvere antica, in un fango d'altre epoche. Proprio non lontano dalla tua... proprio non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro, c'è uno di quei posti, il Gelsomino, un monte tagliato a metà da una cava e sotto tra una malana e una fila di nuovi palazzi, un mucchio di misere costruzioni, non case, ma porche. Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, perché quei tuoi figli avessero una casa. Tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola, non ti si chiedeva di perdonare Marx, un mondo immenso che si rinfrange dei millenni di vita e separava da lui, dalla sua religione. Ma nella tua religione non si parla di pietà. Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato davanti ai tuoi occhi sono vissuti stabbi e porcini. Lo sapevi. Peccare non significa fare male, non fare bene. Questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare, non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te.